Nei prossimi giorni eroghiamo il 60% di quanto la Regione Puglia ha stanziato per il futuro della fiera e quindi consentiremo il pagamento degli stipendi. Il governatore Vendola può dirlo dopo aver incassato l'impegno degli altri soci a versare la loro quota. 1,5 milioni ciascuno per provincia, comune e camera di commercio. La prima a pagare però sarà la regione, erogando il 60% dei 4,5 milioni. Risanamento, salvezza della fiera e rilancio. Su questo ci siamo trovati d'accordo. Un risultato tutt'altro che scontato, perché la provincia aveva chiesto un parere alla Corte dei Conti. Abbiamo già dato la disponibilità al potere erogare salvaguardando le normative che sono in vigore. E il Comune deve approvare il 30 luglio il bilancio. Il Comune ha confermato l'impegno, abbiamo una previsione di bilancio che approveremo non appena ci sarà la proclamazione dei consiglieri comunali e potremo fare il bilancio preventivo. Per i lavoratori dal 1 luglio in solidarietà al 50%, una buona notizia, fermo restando la richiesta di mobilità interna agli enti per coloro che risulteranno in esubero. Di buone notizie ne potrebbero arrivare anche altre. Qualche ora prima della riunione i vertici della Fiera del Levante sono stati contattati da una grande società di consulenza che incontreranno nei prossimi giorni.